Buonasera a tutti dal telegiornale di Toscana TV. In apertura partiamo con i nuovi contagiati per il Covid. In Toscana sono più 74, mentre ieri erano più 84. A livello nazionale sono 1392, ieri erano 1350. Lasciamo il coronavirus per parlare dei risultati delle elezioni comunali. Stamattina agli scrutini partiamo da Viareggio, dove è stato confermato Giorgio Del Ghingaro. Vittoria secca al primo turno, con un vantaggio di oltre 20 punti percentuali sulla sfidante del centrodestra Barbara Paci. Giorgio Del Ghingaro, già a metà dello spoglio dei voti, è confermato sindaco di Viareggio per il secondo mandato. È la sua quarta elezione a sindaco. Nonostante le candidature concorrenti di area centro-sinistra e l'esito delle regionali a favore del centrodestra, il distacco sull'avversaria è stato notevole fin dall'inizio. Del Ghingaro è arrivato a fine mattinata a prendersi l'abbraccio dei sostenitori e dei cittadini che lo hanno appoggiato con oltre il 54% dei consensi. Quando senti i cittadini che sono con te, poi i risultati arrivano. Quindi sì, devo confessare che me l'aspettavo e come dire, la cosa positiva è arrivata anche in dimensioni probabilmente più grandi di quelli che io mi aspettavo. I cittadini hanno visto che noi in questi 5 anni abbiamo lavorato, abbiamo trasformato una città. E ora completeremo nei prossimi 5 anni questo cambiamento in maniera, come sempre, sobria, riservata, discreta, senza alzare i toni. Si pensa subito alla nuova amministrazione. Sulla nomina della giunta e delle partecipate avrà un peso anche il Partito Democratico, la cui lista viaggia intorno al 10%, che torna alla guida di Viareggio dopo 6 anni. Del Ghingaro è pronto a tornare nel PD? Vediamo, taglia corto il sindaco. L'alleanza con il Partito Democratico si è rivelata decisiva, come era ovvio quando abbiamo fatto l'accordo. Il Partito Democratico voleva vincere, io pure, e quindi abbiamo trovato, come dire, le considerazioni politiche giuste per arrivare ad un accordo che ha portato frutti assolutamente positivi. E i tempi per la nuova squadra di giunta? Ma io mi prenderò i miei soliti giorni, non molti, diciamo che in testa ho già una mia idea, come ovvio che sia. Farò un po' di valutazioni, un po' naturalmente di colloqui e poi prenderò la decisione. Lo preciso, la decisione sarà mia e non, come sempre è successo, e non assolutamente di, come dire, di elementi esterni. Anche la squadra del Carnevale del Pulciniano sarà decisa a breve? Sì, ma ripeto, non vi preoccupate, ecco, più di tanto, perché io non è che ho intenzione di stravolgere chissà cosa. Chi ha lavorato bene rimane al suo posto, poi naturalmente ci saranno degli inevitabili avvicendamenti per una serie di motivi ovvi, politici, ma ora avremo modo di fare tutte le telefonate, a Gianni naturalmente, ma penso che, guardate, la prima telefonata che farò, appena avrò la possibilità di farlo, chiamerò Enrico Rossi. E ballottaggio invece nella cittadina di Cascina, cittadina della candidata del centro-destra Susanna Ceccardi. Si sfideranno il 3 e il 4 ottobre, il 4 e il 5 ottobre, scusate, Michelangelo Betti per il centro-sinistra e Leonardo Cosentini per il centro-destra. Il servizio, vediamo. Era possibile, era probabile, vista la frammentazione che c'era, 16 liste, 6 candidati sindaco, vista un pochino anche l'esperienza della città negli anni passati, era un dato da poter tenere in considerazione, si è avverato. Il risultato è in linea con quello che speravamo, con 6 candidati era difficile vincere al primo turno, però il centro-sinistra è un po' di punti avanti al centro-destra che ha governato in questi 4 anni. 1300 voti dividono Michelangelo Betti e Leonardo Cosentini. Cascina va al ballottaggio con il centro-sinistra al 38,7 e il centro-destra fermo al 33,1. Nella città guidata da Susanna Ceccardi e in questo ultimo anno dal sindaco reggente Dario Rollo, la sfida è ancora aperta. E sarà proprio la lista dell'ex assessore di Ceccardi con il 9% a decidere le sorti del voto, assieme a quelle di Masi, civica di sinistra, 9,14, e Poli, civica di sinistra.
Civica più Movimento 5 Stelle, che si è attestata al 7,8%. Entrambi i candidati sono intenzionati a cercare accordi e apparentamenti. Direi grandissima umiltà, come abbiamo cercato di mantenere fino ad oggi. È una partita completamente nuova, si riparte da 0-0, mutuando il linguaggio calcistico, però ci si rivolge a tutti gli elettori, a tutti i cittadini che hanno partecipato in massa già al primo turno. Mi auguro che partecipino in massa anche al secondo turno per scegliere la persona che secondo loro è la migliore per governare Cascina per i prossimi 5 anni. Ma probabilmente si può partire dal, visto che ci sono istanze civiche, dall'idea di partecipazione dei cittadini, perché noi su quell'aspetto del programma abbiamo lavorato molto, e insieme a questo il tema generale di sanità e istruzione, che sono quelli che, su cui il Comune ha competenze importani, e visto il periodo Covid è bene su quelli investire. Ed è ballottaggio anche ad Arezzo, non ce l'ha fatta il sindaco uscente Alessandro Ghinelli al primo turno, e si sfiderà quindi il 4 e 5 ottobre con Luciano Ralli del centro-sinistra. Il servizio, vediamo. Non è stato sufficiente il primo turno elettorale per stabilire il nome del sindaco che guiderà Arezzo per i prossimi 5 anni. Gli elettori torneranno alle urne il 4 e 5 ottobre prossimi. L'andamento di questo primo turno elettorale è stato chiaro. Alessandro Ghinelli, sindaco uscente, ha sempre conservato un margine di voti piuttosto ampio nei confronti di Luciano Ralli. La forbice è oscillata tra 10 e 12 punti, ma il mancato raggiungimento del 50% non gli ha permesso di vincere al primo turno. Di fatto, Ghinelli e Ralli hanno raccolto oltre l'82% dei consensi complessivi, più distanziati gli altri candidati. Marco Donati, alla guida di una lista civica, è stato il terzo più votato, fermandosi poco al di sotto della doppia cifra. Le percentuali degli altri sono state inferiori, benché T5 Stelle, Butali, prima Arezzo, Farzetti, Patto Civico per Arezzo, Bottai, Partito Comunista Italiano, Facchinetti, Partito Comunista. Ghinelli dunque si è fermato a un passo dalla vittoria al primo turno. Per il sindaco uscente è un risultato molto migliore rispetto a quello di 5 anni fa, anche se a un certo punto del voto si era fatta strada l'ipotesi del successo già da stasera. Ma diciamo che un po' la bocca ci si era fatta, visto i risultati che ha ottenuto Susanna Ceccardi nella nostra città. Pensavo di essere vicino a quel 50% che fa il discrimine tra il secondo turno e la vittoria al primo. Però poco importa, nel senso che, come ho detto anche ad altri vostri concorrenti, fare il 49,9 o fare il 50,1 in termini di risultato è ben poca cosa, in termini di vittoria è il 100%, quindi io ho fatto un buon risultato, tutta il centrodestra ha fatto un ottimo risultato, perché è arrivato molto vicino a cogliere il risultato al primo turno. Non è stato così, ma se si guarda la crescita rispetto al 2015 è evidentissima. Credo che oggi ci sia un segnale forte. In questa città il sindaco uscente, che ha governato una fase Covid, invece ha raccolto consensi inferiore al 50%, vuol dire che la maggior parte di chi ha votato, e 7 persone dei potenziali elettori, 7 cittadini su 10 potenziali elettori, non hanno riconfermato il loro consenso su Ghinelli. E soddisfazione da parte del PD per questi ballottaggi. Vediamo. Un ballottaggio anche ad Arezzo, abbiamo il ballottaggio sicuro a Cascina, abbiamo la vittoria al primo turno di Viareggio, peraltro aggiungo anche la vittoria di Follonica, che tornava al voto dopo una vicenda di ricorso. Anche questi sono risultati, fatemelo dire, comunque straordinari, perché dimostrano che il Partito Democratico è una realtà credibile, continua a essere una realtà credibile anche nelle amministrazioni locali. Quali sono gli errori che il Partito Democratico non deve fare per riconquistare le città che sono passate al centrodestra? Ma intanto c'è anche qui un dato molto significativo, e cioè che nelle città che erano passate al centrodestra il Partito Democratico ha fatto un ottimo risultato, quindi questo vuol dire che abbiamo imparato la lezione. L'ho detto più volte, noi abbiamo perso più per le nostre divisioni che per le vittorie altrui, e questa è la lezione più importante. Quando noi andiamo uniti, quando il Partito Democratico parla di problemi concreti delle persone e non delle proprie dinamiche interne, è vincente, e quindi questa è la lezione che abbiamo imparato tutti. E avete sentito la segretaria del PD, ha parlato di Follonica. Andiamo proprio a Follonica, nella provincia di Grosseto, con Carlo Sestini.
Andrea Benini si conferma a Follonica. Il candidato del centro-sinistra vince il ballottaggio con il portacolori del centro-destra Massimo Di Giacinto, dopo che era stata annullata nel dicembre scorso la prima tornata elettorale per un errato conteggio delle schede. Con il 54,01% Benini torna dunque a vestire la fascia tricolore del comune costiero dopo un lungo periodo di commissariamento del viceprefetto Alessandro Tortorella. Finalmente torniamo al lavoro, ha commentato a caldo il nuovo sindaco. Grazie a tutti i cittadini che hanno rinnovato la loro fiducia nei miei confronti e nei confronti della mia squadra di governo. Tornare ad amministrare la città dopo questo lungo tempo, caratterizzato da una serie di eventi che quando abbiamo iniziato la campagna elettorale non avremmo mai potuto immaginare, è un'emozione difficile da descrivere. Devo ringraziare il commissario Alessandro Tortorella, aggiunge Benini, per l'impegno che ha messo in questi mesi per la nostra città. Ma Follonica ha bisogno di un sindaco e di un'amministrazione che lavori H24, perché c'è tanto da fare nei prossimi mesi. Adesso è il momento di rimboccarsi le maniche e mettersi subito al lavoro per realizzare una serie di azioni immediate che preparino la città ad affrontare i prossimi mesi, che si caratterizzeranno purtroppo ancora per l'emergenza sanitaria. Dobbiamo fare scelte coraggiose per sostenere la nostra economia, per supportare le scuole, per far sì a tutti i livelli che il tragico momento che viviamo non comprometta la tenuta sociale. E poi dobbiamo portare avanti i tanti progetti avviati, penso al polo scolastico e agli interventi concordati con Acquedotto del Fiora, ma non solo, in modo che tra 3 anni e mezzo, a fine legislatura, potremo lasciare in eredità a chi arriverà dopo di noi una città ancora più moderna e proiettata verso il futuro. Grazie ai cittadini quindi che mi hanno sostenuto, conclude, tornerò ad essere il sindaco di tutti. Non è andata bene come pensavamo e come auspicavamo, ha detto Massimo Di Giacinto, il candidato del centrodestra, battuto per 886 voti. Non siamo stati capaci fino in fondo a convincere i nostri concittadini che il cambiamento per Follonica era necessario e opportuno per migliorare la nostra città. Sicuramente è stato un nostro limite. E ora le regionali, vittoria netta del candidato del centro-sinistra Eugenio Gianni. Vediamo come sarà il consiglio regionale, ce lo racconta Gigliola Caridi. Successo per il centro-sinistra in Toscana, Eugenio Gianni si afferma con oltre il 48% dei voti, mentre Susanna Ceccardi si ferma al 40%. Fuori dai giochi, Tommaso Fattori di Toscana a Sinistra. Le province dove si è affermato il centro-destra sono Massa, Carrara, Lucca, Pistoia, Grosseto e Arezzo. E adesso conosciamo i nuovi 40 consiglieri regionali della Toscana. Oltre a Eugenio Gianni, governatore, il PD conta 22 consiglieri. Vincenzo Ceccarelli, Lucia De Robertis, Gianni Anselmi, Francesco Gazzetti, Giacomo Bugliani, Leonardo Marras, Mario Puppa, Valentina Mercanti, Alessandra Nardini, Antonio Mazzeo, Federica Fratoni, Marco Nicolai, Ilaria Bugetti, Simone Bezzini, Anna Paris, Jacopo Melio, Cristina Giachi, Andrea Vannucci, Massimiliano Pescini, Cristiano Benucci, Enrico Sostegni e Monia Monni. La Lega 7 consiglieri più 2, Ceccardi e Giovanni Galli dal listino bloccato. Marco Casucci, Jacopo Alberti, Marco Landi, Elisa Montemagni, Elena Meini, Luciana Bartolini, Elisa Tozzi. Fratelli d'Italia 4 consiglieri. Gabriele Veneri, Francesco Tozzelli, Vittorio Fantozzi, Alessandro Capecchi. Italia Viva 2 consiglieri, Stefania Saccardi e Stefano Scaramelli. Movimento 5 Stelle 2, Irene Galletti come candidato presidente e Silvia Noferi. Un consigliere di Forza Italia, Marco Stella. Un lavoro di squadra, così Bonafè commenta proprio il risultato del PD che in Toscana raccoglie consensi più alti d'Italia.
A dati definitivi posso dire che è stata una bella vittoria quella di Eugenio Gianni, ma uno straordinario risultato quello del Partito Democratico della Toscana, che con il 35% si conferma essere il Partito Democratico più forte d'Italia, peraltro per la seconda volta consecutiva, perché noi già alle europee avevamo ottenuto questo dato. In Consiglio regionale ci saranno 22 consiglieri PD su 24 di maggioranza. Il giorno dopo Simona Bonafè sottolinea l'importante risultato del PD in Toscana, anche spiega in quelle province che sono governate dal centrodestra. Non è solo il 35% a riportare il sorriso in via Forlanini, ma anche lo scarto dalla Lega. Poco alle europee e di 13 punti oggi. Frutto di un lavoro capillare è la rivalsa della politica fatta sul territorio e non sui social, sottolinea Lorenzo Beccattini, caposegreteria del PD regionale, di ricuciture delle divisioni di una squadra. Cioè, qui non c'è un capitano, qui c'è una squadra fatta di un territorio, fatta di sindaci, fatta di dirigenti regionali che ha dimostrato di essere credibile. A me piacerebbe di più che anche a livello nazionale si guardasse a questa esperienza virtuosa per il futuro del Partito Democratico. Un risultato che ci dà anche una grossa responsabilità, sottolinea Bonafè, che non si sbilancia, anche se la politica vuole così e così sarà, nel dire che la prossima giunta Gianni sarà a forte connotazione democratica. La giunta è risaputo che la fa il Presidente, noi oggi questo risultato è un risultato che vogliamo soprattutto far valere in termini di concretezza nelle azioni di governo, cioè vogliamo davvero che tutto quello che noi abbiamo detto in campagna elettorale, a partire dal rafforzamento della sanità pubblica, dalla realizzazione di infrastrutture che ancora diciamo, in questa regione mancano, dalla politica dei rifiuti, ecco, vogliamo che l'economia circolare su cui abbiamo tanto lavorato, vogliamo che tutte queste cose adesso diventino realtà. E Francesco Torselli di Fratelli d'Italia entra in Consiglio regionale, tra l'altro Fratelli d'Italia ha un ottimo risultato mentre perdono Lega e Forza Italia. Rachele Campi. Francesco Torselli di Fratelli d'Italia entra dritto in Consiglio regionale con 3.618 voti, una soddisfazione? Sì, una soddisfazione sicuramente a livello personale, una soddisfazione per tutte le decine di persone che mi hanno accompagnato in questo viaggio strano, perché è una campagna elettorale cortissima, fatta d'estate, fatta con le limitazioni del Covid, ma che mi dà una soddisfazione immensa perché mi ha permesso di rincontrare tante persone che si erano allontanate dalla politica e che si sono invece riavvicinate per sostenere la mia candidatura. Fratelli d'Italia in Italia risulta essere il terzo partito con un 16,1%. Questo è sintomo del fatto che è stata una campagna elettorale che ha funzionato. Secondo me questa percentuale va attribuita, se non al 100%, sicuramente al 70%, al lavoro di Giorgia. Giorgia Meloni è risultata agli occhi degli italiani la politica che ha mantenuto sempre quello che ha detto, la politica del mai col PD e il mai con 5 Stelle, che ci ha portato a fare scelte difficili, come quella di non entrare per esempio al governo nazionale durante la prima esperienza di Conte Premier. La Toscana comunque ha deciso di votare per un 48%, la coalizione del centro-sinistra, la coalizione invece del centro-destra è rimasta sul 40%, quindi di fatto la Ceccardi non ha avuto l'esito sperato. Che cosa non ha funzionato secondo lei? Purtroppo qui viviamo in una regione ancora dove si vota contro un'affluenza altissima, soprattutto nella zona centrale, la zona più rossa, quindi le province di Firenze e Prato principalmente, che vanno a votare per scongiurare il pericolo destra, per votare contro la destra che avanza. E questo un po' mi dispiace, perché io amo la politica del confronto, mi sarebbe piaciuto e sarei stato pronto a perdere, ci mancherebbe altro, in politica si vince e si perde, sui programmi e sulle idee. E nulla da imputare a Susanna, nulla da imputare a noi, una critica al mondo della politica in genere. Speriamo che in questi 5 anni in Consiglio regionale si impari anche l'arte del confronto. E per il voto regionale andiamo a Pistoia, la provincia guarda a destra, ma nel capoluogo vince Gianni. Patrizio Ceccarelli.
Per la prima volta Pistoia potrà contare su 4 consiglieri in consiglio regionale, Federica Fratoni e Marco Nicolai del PD, Luciana Bartolini della Lega e Alessandro Capecchi di Fratelli d'Italia. L'altro dato che emerge per quanto riguarda la provincia di Pistoia è la destra che prevale sul centro-sinistra. Susanna Ceccardi infatti ha ottenuto 63.703 voti, 45,85%, contro i 61.161, 44,02% di Eugenio Giani, che però ha prevalso nel comune capoluogo con il 48,54% dei consensi contro il 41,38% di Ceccardi. Il maggior numero di preferenze nella circoscrizione pistoiese lo ha ottenuto Federica Fratoni, assessore uscente della Giunta Rossi, eletta con 10.453 preferenze, 1.000 in più rispetto alla scorsa tornata elettorale del 2015. Al mio risultato, commenta Fratoni, in queste settimane hanno contribuito con passione ed entusiasmo tante persone e tanti volontari che ringrazio di cuore. Da oggi, come ho sempre fatto, sono al lavoro per la nostra bellissima provincia. Deluso per il risultato personale Alessio Bartolomei, che era candidato nella lista della Lega. Ma deluso, diciamo che in Regione Toscana, unica regione in Italia, le preferenze non si esprimono scrivendo il nome del candidato sulla scheda, come si fa per esempio in tutti i comuni e anche nelle altre regioni, ma si mette una crocetta. È chiaro che questo meccanismo crea una asimmetria molto importante tra chi è a capo della lista e gli altri candidati. E naturalmente, se vedete i risultati elettorali, ovunque hanno vinto i capilista, e anche da noi è successa la stessa cosa. Soddisfatto invece per la sua riconferma Marco Nicolai. Da cosa ripartirà? Dalle questioni di cui mi sono occupato fino ai giorni scorsi, in particolare le questioni che riguardano la viabilità del nostro territorio, che è un tema fondamentale per il quale abbiamo investito e continueremo a investire, e poi le questioni ovviamente della sanità, perché c'è un lavoro su San Marcello, su Pescia Pistoia, che è iniziato e che dovrà continuare. Questo risultato mi dà la forza e una motivazione in più per continuare a farlo con la stessa determinazione di sempre. Incontro oggi in Palazzo Vecchio tra il sindaco di Firenze Dario Nardella e il patron della Fiorentina Commisso. Si è parlato naturalmente del nuovo stadio e soprattutto della ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi. C'era per noi Chiara Valentini. Fate un applauso. Va bene, va bene. Benvenuto. Grazie. È tutto vostro. Grazie. Arrivederci. Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, si è intrattenuto per più di un'ora con il sindaco di Firenze, Dario Nardella. Argomento unico, lo stadio, la rimessa in sesto dello stadio Franchi, soprattutto dopo il decreto semplificazioni che permette al comune di decidere senza l'intralcio, diciamo così, della sovrintendenza. Commisso è certamente più ottimista di 2 mesi fa, proprio grazie a questa nuova legge. Ha parlato di distruggere il Franchi. Se le cose non si possono fare entro la legge, sempre entro la legge italiana, come lo voglio fare io, non si fa niente. Ma l'importante è che io voglio distruggere, come la penso io, ok? Rocco, tutto. Io credo che la legge è fatta per questa, no? Il Franchi non è il Colosseo. Più avanti, nei prossimi mesi, andrà anche a Roma. Per il momento c'è bisogno di un preliminare. Ma se al Ministero non vorranno fargli fare quello che lui vuole, rimarrà comunque l'opzione campi. Già previsto un incontro con il sindaco Fossi per domani mattina. Può darsi che il Ministero dice no, questo non lo puoi fare, e dopo se lo tengono. Dobbiamo guardare tutte le opportunità, no? E questo è giusto, no? Sono stato molto, ma molto rispettoso della città di Firenze. Il primo progetto è stato portato avanti la ristrutturazione del con le curve giù, vi ricordate? Non possono impormi di fare qualcosa che non voglio con i miei soldi, ha detto Commisso. Loro non possono dire no, questo non si può fare, si fa come dico io, con i soldi miei, hai capito? Ha anche mostrato un calcinaccio dello stadio Franchi che gli è caduto addosso domenica. Questo non è uno stadio degno di Firenze, ha detto. Ragazzi, ora, voi credete che io ho scherzato? Questo, no, Presidente. Certo. Questo ci voglio dire a qualcuno a Firenze, se c'è un museo, mettiamo questo nel museo. Lo stadio si deve per i tifosi,
per Firenze, per i lavori che c'è bisogno qui a Firenze, di lasciare fare a chi vuole investire. Stop al cibo sul marciapiede vicino a Palazzo Vecchio a Firenze. Il sindaco ha firmato un'ordinanza per via De Neri e Piazzale degli Uffizi che varrà da oggi, entra in vigore oggi fino al 31 dicembre compreso. Intanto all'Università di Firenze si ricomincia in modalità mista. Vediamo. Dal 28 settembre riprendono le attività didattiche dell'Università di Firenze, che per almeno tutto il primo semestre saranno in modalità mista. Le misure che abbiamo preso sono quelle di contingentare gli accessi perché il distanziamento ci dà una capienza delle aule circa ridotta del 65%, quindi noi avremo dei turni, manderemo con priorità le matricole, gli iscritti al primo anno, attraverso un meccanismo di codice d'accesso che si scarica sul telefonino, che sarà dato agli studenti superiori al primo anno direttamente da noi perché li conosciamo e sappiamo quali corsi faranno. Le matricole, siccome sono in costante divenire, lo faranno on demand, si prenoteranno fino a capienza dell'aula, però poi tutte le lezioni saranno videoregistrate in sincrono, quindi chi non ce la fa a prenotarsi perché non rientra in quel 35-38% avrà la possibilità di seguire la lezione, anche scaricarsela e anche magari sentirsela nel momento in cui preparerà l'esame fra qualche mese. 47.000 persone all'Università di Firenze, circa un 30.000 credo frequentanti, quanti credete di poterne accogliere in presenza? Ma noi ne accoglieremo in presenza così a occhio e croce 12-15.000, non di più, in realtà 12-15.000 al giorno, poi col meccanismo dei turni probabilmente riusciremo a coprire anche un numero maggiore. Io faccio un discorso giornaliero, poi di qui a Natale e poi auguriamoci che a marzo si possa ripartire o in totale presenza o con regole di distanziamento un pochino meno stringenti, per cui invece di mettere il 35% possa mettere in aula il 50%, il 60% o quant'altro. Per quanto riguarda le università, continua a valere quanto scritto dal governo il 7 agosto. La mascherina va indossata sempre, anche durante la lezione. Gli studenti dovranno abbandonare le aule appena finita la lezione. L'Università di Firenze ha anche aperto due bandi che scadono il 19 ottobre per fornire SIM, schede e tablet agli studenti che non possono permetterselo. La misura coinvolgerà 1.800 studenti, di cui 450 matricole. Per gli esami continua a valere la doppia opzione a scelta, o in presenza o a distanza. Io mi fermo qui, grazie per averci seguito.